Impegno in trasferta per la Turris contro la matricola Monterosi Tuscia, squadra espressione di un piccolo centro nel viterbese di poco più di 4.000 abitanti ed esordiente assoluta nei campionati professionistici. I corallini arrivano alla partita col morale alto dopo la vittoria della scorsa settimana nel derby con la Juve Stabia. Mister Caneo potrebbe contare sul rientro del centrocampista Franco, che ha superato i problemi che lo hanno tenuto fuori squadra nelle ultime partite, ma le sue condizioni saranno valutate fino a poco prima del match. Nulla da fare invece per Ghislandi, ancora alle prese con i problemi fisici e quindi pare esclusa la sua convocazione. La Turris conterà sulla vena realizzativa di Giannone, autore della doppietta con cui ha dato il successo alla sua squadra nel turno precedente, e si spera nel recupero di forma di Santaniello. Ad arbitrare l'incontro, che si giocherà in campo neutro a Rocchi di Viterbo, per l'inadeguatezza dell'impianto del Monterosi, ci sarà il signor Calzavara di Varese, assistito da Spagnolo di Reggio Emilia, Torraca di La Spezia e Renzi di Pesaro. Fischio d'inizio domenica alle ore 14:30.